presidente della provincia di Salerno, Antonio Iannone, propone un'agenda per Salerno all'Assemblea di Confindustria Salerno. 90 milioni di euro per la depurazione, protocollo tra regione e provincia. Montesano sulla Marcellana, oasi di benessere del Vallo di Diano, parla il sindaco Dino Fiore Volentini. 79 borse di studio a studenti meritevoli per il concorso Premiamo il Merito. Ben ritrovati dal TG di informazione salernitana.it, la web TV della provincia di Salerno. Il presidente Antonio Iannone all'Assemblea annuale di Confindustria Salerno, alla quale ha partecipato tra gli altri il presidente nazionale Giorgio Squinzi, ha lanciato la proposta Agenda per Salerno per consentire al territorio nuove possibilità di sviluppo. Come primo atto ufficiale, inoltre, il presidente Iannone ha scritto ai 158 sindaci della provincia per rinnovare la collaborazione istituzionale tra enti. È ancora annunciato la borsa archeologica del turismo di Pestum che si svolgerà dal 15 al 18 novembre prossimi. Marina Santoriello. Presidente Iannone, un primo atto ufficiale, una lettera ai sindaci della provincia di Salerno per una rinnovata collaborazione istituzionale e il dialogo. Sì, un atto doveroso da parte mia, scrivere innanzitutto ai 158 sindaci della provincia di Salerno e rassegnare a loro la mia piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, certo di raccogliere lo stesso atteggiamento da parte loro, ribadendo che per me vale come Bibbia programmatica il programma elettorale che nel 2009 ha avuto il consenso dei cittadini nella persona del presidente onorevole Edmondo Cirielli, e ho potuto già verificare lo stato di avanzamento che in questi 40 mesi quel programma ha ricevuto, naturalmente con le mutazioni che il quadro politico, istituzionale e anche di regime finanziario degli enti ha ricevuto. È necessario fare uno sforzo comune di collaborazione tra le istituzioni, mettere da parte sterili questioni di leadership politiche ed istituzionali, perché i problemi del territorio richiedono una compattezza per renderlo più forte, più attivo, più reattivo rispetto alle problematiche annose che abbiamo ereditato da un passato veramente pesante. Sono certo che per la qualità dei nostri amministratori provinciali questo clima, questo spirito si concretizzerà in un lavoro che ottimizzerà i risultati. Non credo che abbiamo alternative se non si vuole fare la fine dei capponi di Renzo. All'Assemblea di Confindustria a Salerno lei ha lanciato la proposta di un'agenda per Salerno con imprese e sindacati. Di cosa si tratta? Sì, questa mattina c'è stato questo importante momento, confronto, l'Assemblea annuale di Confindustria Salerno alla presenza del Presidente nazionale Giorgio Squinzi, che è stata anche un'occasione per confrontarsi su quelle che sono le visioni di sviluppo del territorio. Io ho immediatamente lanciato una proposta che ho denominato Agenda Salerno, per mettere insieme sindacati, imprese, enti dotati di autonomia funzionale e naturalmente le istituzioni in quello spirito di collaborazione di cui dicevo prima, per mettere nell'agenda regionale e nella questione che riguarda la rimodulazione dei fondi europei delle poche ma chiare direttrici che si concretizzino in progetti finanziabili, fattibili, che diano delle risposte al territorio concrete, reali, secondo quella che è la propria vocazione. In particolare voglio puntare sull'aspetto che riguarda l'agroalimentare, che credo sia un'altra direttrice che si possa aggiungere a quelle già individuate dalla Regione per quanto riguarda l'aerospaziale e l'automotive. Abbiamo il distretto industriale Nocera-Gragnano, che è il primo distretto industriale della storia d'Italia, che per l'80% ricade
in provincia di Salerno e che ben si sposa con altri aspetti di carattere culturale che pure esaltano e valorizzano il territorio, come la dieta mediterranea, pensando alla parte sud della provincia, e credo che questo sia lo spirito fattivo di proposta che solo un ente di coordinamento di area vasta come la provincia può realizzare quale camera di compensazione di un neomunicipalismo che avvolgerebbe nell'egoismo particolare le realizzazioni, rendendo debole complessivamente un territorio che invece si rafforza se è capace di raccordarsi nel suo complesso e di fare sintesi delle buone idee al cospetto delle nuove sfide. Il 15 novembre si apre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Pestum, con la provincia di Salerno in prima fila. Sì, sarà un grande evento che ogni anno rinnoviamo per valorizzare un'altra grande peculiarità del territorio della provincia di Salerno, il patrimonio archeologico che abbiamo. Capaccio Pestum è la nona città in assoluta più visitata d'Italia, è rappresentativa di una grande cultura storica che attrae l'attenzione del mondo intero. Si tratta di un evento internazionale che già sotto la guida del presidente Cirielli ha visto molto comprimere la parte espositiva e molto ampliare la parte concreta di sviluppo dell'elemento turistico, con la partecipazione di tanti buyers internazionali, ci ha dato la possibilità di confrontarci con delle realtà internazionali di grandissima importanza. Quest'anno il paese ospite ufficiale è l'Armenia, un altro paese che sta dando delle testimonianze di capacità di sviluppo emergenti dal punto di vista turistico. Credo che rappresenterà un altro momento fondamentale per fare in modo che il turismo diventi una concezione di sviluppo di sistema, e in provincia di Salerno noi abbiamo tante esperienze che fanno richiamo al territorio, che però hanno bisogno di fare rete per fare dell'elemento turistico veramente il fiore all'occhiello del nostro sviluppo locale. Economia e lavoro sono i temi dell'editoriale di Eugenio Ciancimino. Non è vero che la cultura non fa mangiare. Il settore dell'industria culturale dà lavoro in Europa ad oltre 16 milioni di persone, 45% sono donne e 53% laureati. In provincia di Salerno gli occupati nel settore sono 65.000 e, secondo l'Istituto Tagliacarne, concorrono nella produzione di ricchezze e di occupazione per il 16,2%, impegnando il 18,5% delle imprese, con un tasso di crescita nel decennio 2001-2009 superiore all'andamento dell'economia provinciale. Nel panorama dell'industria culturale nazionale la provincia di Salerno non emerge ed il Mezzogiorno ne è la Cenerentola, con 275.000 occupati contro i 418.000 della Lombardia. La Sfimez stima che è possibile realizzare al sud 250.000 nuovi posti di lavoro entro il 2013, a condizione che ci siano una pubblica amministrazione efficiente, un fisco equo ed una sicurezza del territorio per poter fare impresa. Come dire, ce la puoi fare se sei capace di usare bene le risorse comunitarie e nazionali e di fare tesoro del patrimonio, unico al mondo, di testimonianze e saperi con i quali i nostri padri hanno costruito la civiltà occidentale. La capacità vale non solo per fare economia ed occupazione, ma anche per smentire il vecchio detto secondo il quale il Signore dà il pane a chi non ha i denti per masticarlo. Firmato Regione Campania il protocollo d'intesa per l'attuazione del grande progetto che consentirà il risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno, un investimento di 90 milioni di euro per la rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione, il completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari ancora mancanti. Un intervento strategico, un buon utilizzo delle risorse europee, ha dichiarato il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Un progetto di straordinaria importanza per la provincia
provincia di Salerno, che consentirà di affrontare criticità ignorate da anni, ha aggiunto l'ex presidente dell'ente di Palazzo Sant'Agostino, Edmondo Cirielli. La ricerca di nuovi equilibri nella società e nel mercato del lavoro è l'argomento sul quale si sono confrontati a Palazzo Sant'Agostino rappresentanti delle istituzioni sociali e delle banche. Il convegno è stato organizzato dalla FABI, Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, su un tema di attualità che coinvolge il rapporto tra famiglie, banche, imprese ed istituzioni. Sulle conseguenze della crisi economica che colpisce le fasce più deboli della società ha tenuto una specifica relazione il presidente di ACLI Campania, Anna Cristoforo. L'assessore all'edilizia scolastica Nunzio Carpentieri ha incontrato una delegazione di studenti degli istituti superiori salernitani, genovesi, Da Vinci, Galilei, Giovanni XXIII e da Procida per ascoltare le loro richieste relative ad interventi di manutenzione da parte della provincia. Un incontro proficuo, ha sottolineato l'assessore, durante il quale abbiamo stabilito di iniziare dei sopralluoghi presso le scuole rappresentate dagli studenti. Le nostre telecamere hanno fatto tappa a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, luogo di benessere ricco di sorgenti di acqua oligominerale. Abbiamo incontrato il sindaco Dino Fiore Volentini. Informazione salernitana è a Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, un territorio ricco di sorgenti di acqua oligominerale fredda. Qui c'è uno stabilimento che imbottiglia l'acqua minerale e che esporta nel sud Italia, in particolare in Sicilia. In questo silenzio agreste si può notare lo scroscio dell'acqua, che è anche una risorsa economica per l'intero territorio. Pace fuori, na, come queste dice a casa, vorrei comandare un servitore. None, 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 non mandare canutte ole, na, che ci ho mandato io oggi per le mie parole. Quando suona la taranta, è il mio sud che dal suo ghetto, che sta sfidando tutto il mondo. Siamo in località Santa Barbara, Montesano sulla Marcellana, in un posto bellissimo dove si vede tutto il Vallo di Diano da questo punto di altitudine massima, perché Montesano sulla Marcellana è l'ultimo comune della provincia di Salerno, il più orientale della regione Campania. Siamo con il sindaco Dino Fiore Volentini, che ci parlerà proprio di un comune virtuoso dove si continuano opere pubbliche in vista di un risparmio e di tagli agli enti. Guarda, innanzitutto do il benvenuto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Gli abbiamo dato questa bella opportunità di vedere uno dei paesi più belli della provincia di Salerno, del Vallo di Diano. Io ritengo che questo sia un comune virtuoso, così come dicevi tu. Stiamo cercando di utilizzare al meglio le scarsissime risorse disponibili. Siamo in una fase difficile che attraversano le autonomie locali e noi cerchiamo di fare il meglio che ci viene dato dalla possibilità che le norme dello Stato ci consentono. Noi stiamo cercando quantomeno di completare le opere esistenti per quanto riguarda le opere pubbliche e poi di dare il meglio nella possibilità di vivibilità sul territorio ai nostri concittadini. Una delle strutture d'eccellenza, il centro fitness che lei ha programmato, anche in virtù del fatto che Montesano si identifica nella filiera termale. Per la verità questa è un'opera che nasce, viene da lontano, perché come giustamente hai detto fa parte della cosiddetta filiera termale, in cui venivano finanziati i comuni che avevano delle terme sul territorio, delle acque minerali. Ora finalmente vediamo alla luce la realizzazione del centro fitness, che per me ritengo sia una delle cose principali sulle quali possiamo pensare di fare qualcosa che possa far riprendere il discorso termale.
Noi per la verità non possiamo fare la gestione diretta, quindi abbiamo proprio in questi giorni fatto il bando per poterla affidare a privati. E l'acqua, sindaco, è la risorsa primaria di Montesano sulla Marcellana e in questi giorni c'è una battaglia del comune per non entrare nel consorzio CONSAC proprio a tutela di questa risorsa. Abbiamo le maggiori risorse idriche probabilmente nella provincia di Salerno, in quanto abbiamo oltre 200 sorgenti che alimentano in gran parte pure gli acquedotti del Cilento, quindi non è che siamo pregiudizialmente contrari alla gestione associata di questo servizio, perché comunque la legge in qualche modo ci metterà in condizione di dover aderire, ma fin quando non avremo la certezza che questa risorsa venga gestita e venga soprattutto controllata da parte dei cittadini di Montesano, noi non desisteremo, cercheremo comunque di arrivare alla possibilità di essere noi parte attiva di tutta la vicenda. Lei si è distinto come un sindaco battagliero a tutela di questo territorio. Altra battaglia è quella contro la realizzazione di un centro a pochi passi da Montesano Scalo per l'energia elettrica. Sì, a questo punto io non voglio passare come una persona oscurantista che non vuole il progresso, non vuole che le cose vengano fatte sulla base delle nuove esigenze delle comunità, però ritengo che su alcuni punti fermi bisogna essere molto chiari, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute e dell'ambiente. Ritengo che non è possibile realizzare a 300 metri dal centro abitato a Montesano Scalo una centrale che trasforma la corrente in 380.000, quindi praticamente resteremmo un bollo se lo mettiamo a 15 metri dalle linee elettriche, quindi immaginate il danno possibile alle popolazioni, pertanto abbiamo ingaggiato questa battaglia conterna. Sindaco, comunque Montesano è un territorio bellissimo, anche ricco di siti d'eccellenza, di chiese, e come non parlare della meravigliosa cattedrale in stile gotico realizzato da una famiglia che ha fatto la storia del posto. La realizzazione è stata fatta dal compianto Filippo Gagliardi, un nostro concittadino che aveva fatto fortuna in Venezuela, solo che ora questa chiesa effettivamente ha bisogno pure di una grossa manutenzione che comporta pure per la curia delle spese non indifferenti, anche per la parrocchia. Naturalmente c'è l'esigenza di preservarla, anche se noi non siamo di fronte alla classica opera d'arte, però si tratta di un qualcosa che necessariamente deve essere conservata nel modo giusto, perché tra l'altro vedo tante persone che vengono a Montesano e rimangono stupefatte. Lei sta anche ripristinando il vecchio percorso che porta al centro storico. Quello è un progetto complesso che prevede la ristrutturazione dell'area del castello, del ripristino di un palazzo baronale per realizzarci un centro di eccellenza per quanto riguarda l'enogastronomia. Quando suona la tamora, è il mio sud che sta partendo, come parte Don Chisciotte, contro i mulini a vento, nella civiltà. Premiamo il merito. Il concorso promosso dalla provincia di Salerno quest'anno ha conferito 79 borse di studio a studenti meritevoli. Giacinta Staffieri. Consegnate 79 borse di studio di 632 euro ognuna agli studenti più meritevoli dell'anno scolastico 2011-2012, iscritti agli istituti secondari di secondo grado della provincia. Nell'ambito della seconda edizione del concorso premiamo il merito promosso dall'Assessorato al diritto allo studio e formazione scolastica. A consegnare il premio di riconoscimento è stato il presidente della provincia Antonio Iannone. Fin dal mio insediamento in qualità di assessore al diritto allo studio, ha dichiarato il presidente della provincia di Salerno, ho inteso convogliare gran parte delle risorse finanziarie sull'accesso allo studio e all'affermazione del principio di meritocrazia, nella convinzione che concedere le stesse possibilità a tutti rappresenti un dovere per chi governa, così come riconoscere il merito di chi si distingue per qualità e impegno. Alla cerimonia di consegna delle borse di studio hanno partecipato gli studenti beneficiari, i dirigenti scolastici e i docenti degli istituti coinvolti. Voglio ringraziare la mia scuola e i miei genitori e la mia famiglia che mi hanno sempre sostenuto e sono molto felice di essere qui e che la provincia abbia
abbiamo fatto questa iniziativa in quanto la scuola è molto importante, perché tramite la scuola bisogna sfornare le nuove generazioni. Ma oltre che emozionante è anche un onore, perché siamo stati in compagnia del presidente e anche tutti i miei amici mi hanno fatto i complimenti per aver partecipato stamattina qui. La soddisfazione personale, perché dopo tanto lavoro alla fine i meriti vengono riconosciuti e questo veramente mi ricompensa di tutti questi lavori svolti durante questi anni scolastici. Molto per me, ringrazio i miei genitori per il sostegno e anche la scuola, grazie a tutti. E anche i meriti vengono premiati qui a fine anno. Mi fa piacere che è la seconda volta che c'è stata questa iniziativa e spero che anche l'anno prossimo si potrà ripetere. La rubrica Intramenia questa settimana ci presenta le edicole votive di Via Mercanti a Salerno. Luisa Tornitore. Le edicole votive in ceramica, quelle che incontriamo per esempio ai crocicchi delle strade del centro storico di Salerno e sui portali dei palazzi antichi, sono la testimonianza della profonda religiosità popolare e vanno considerate come uno degli aspetti più evidenti della memoria comune della nostra gente. Frutto della perizia degli artigiani vietresi, le rigiole votive sono un signum e sono state realizzate, lette e vissute come un simbolo e non come una semplice immagine. Ed era il nostro ultimo servizio, la redazione di informazionesalernitana.it vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.